dicevo, Mondo Gatto Estate. Mondo Gatto è un programma di intrattenimento sistematicamente in diretta che va in onda il lunedì dalle 15.10 alle 16 con replica il giovedì dalle 16.10 alle 17 su Regional Radio, in cui si trattano temi di natura sociale caratteriale in sintonia, simpatia con ascoltatori che intervengono telefonicamente parlando di un tema che settimanalmente il gatto, ovviamente conduttore del format, cioè io, presenta in anteprima nel programma. Trattasi essenzialmente di amici e amiche social del gatto, che provengono cioè dal mondo gatto, con una scaletta musicale felina inerente ai temi discussi e anche aggiungo a un tema di musica che settimanalmente andremo a presentare. Bene, non ci saranno come quella invernale gli ascoltatori, nel senso che non avremo dirette dall'Italia, avrò però con me una simpaticissima coadiuvatrice, si dice così, spero di sì, del programma, che ogni settimana sarà qui con me, o meglio telefonicamente sarà con me, per parlare di che cosa? Dell'estate, perché noi parleremo essenzialmente di estate, di questa stagione che, dicevo prima poc'anzi, è per molti la migliore per quanto riguarda le stagioni annuali, mentre per quanto mi riguarda, secondo me, la migliore per i miei gusti è la primavera, che ci siamo lasciati alle spalle. Sarà forse che quest'anno l'estate è iniziata in primavera? Non lo so, però a me già l'estate ha stancato. Bene, cosa vogliamo dire? Allora, diciamo innanzitutto quattro parole sull'estate. Sulle strade assolate esplode magica l'estate, con violenti odori che risvegliano sopiti amori. Ecco, ci fermiamo qui perché poi continuerò con questa presentazione di questa stagione insieme alla carissima Chiara, che spero sia con me in ascolto da Lamezia Terme. Pronto, Chiara? Eccomi, Costantino. Ciao, finalmente ci ritroviamo. Benissimo, è un piacere ritrovarmi con te in questo bellissimo programma Mondo Gatto. Diciamo che è leggermente cambiato nel resto per quanto riguarda il resto, certo, delle amiche, cioè non ci sono le altre corrispondenze, ma ci sarai semplicemente. Sono rimasta, sì. che vivi un po' più lontana però da me, cioè dalla sì, Calabria. Purtroppo, ahimè, sì. Allora, io ho iniziato a parlare di estate con una strofa di una mia poesia, dal titolo appunto sì. Estate. Sulle strade assolate esplode magica l'estate con violenti odori che risvegliano sopiti amori. Oh, vorrei iniziare con te su questa strofa. Per te corrisponde, certo, un po' questa descrizione sull'estate, cioè strade assolate ovviamente con la bella, sì, con il bel sole che esplode. Ma un pochino sì, un pochino sì, queste parole, diciamo, sì, le sento un po' anche io, cioè nel senso, allora sicuramente io l'estate l'ho sempre amata in un certo qual modo, anche perché comunque sono nata in estate, appunto, e quindi sì, guarda, proprio ieri 26 giugno ho fatto il compleanno, quindi quindi diciamo bene, che allora doppi anche i trilli, perché c'è anche il regista che è qui, ha versato già un goccettino di spumante, no? Sì, infatti cin cin. Infatti ancora dopo un po', auguri, sì, grazie, quindi diciamo che non lo sapevo, scusa. No, figurati, ma infatti diciamo che ho amato l'estate da sempre per questo motivo qua, ma anche diciamo quando sei bambina, no? Vai a scuola, magari la fine della scuola, ecco, io credo che quella sia la cosa poi più bella, ecco, dell'estate, poi ovviamente quando si è
quando si è bambini, quando si è ragazzi, ecco, magari poi da adulti si perde un pochino questa cosa, perché poi ovviamente no, cambiano le abitudini, cambiano lo stile di vita, e quindi ovviamente, quindi diciamo che magari col passare del tempo un pochino si affievolisce, no, questa voglia di estate, quindi capisco magari chi magari non è così contento, ecco, dell'inizio dell'estate, ecco, lo capisco. Vabbè, diciamo che come dicevi tu, da ragazzi l'estate è sicuramente la stagione da preferire perché Certo, no? certo. Chiaramente c'è la scuola, uno non vede l'ora di andare in vacanza e poi che ne so, si libera da tante cose, incombenze che durante l'inverno magari danno anche fastidio, per cui uno non vede l'ora. Esattamente. Effettivamente quando ero ragazzo anch'io preferivo l'estate perché si andava al mare, si andava in vacanza, a campeggio. Sai, io ho fatto la mia gioventù, era in tempi in cui non c'era niente, praticamente neanche il telefono quasi, per cui l'estate era una cosa veramente super. Si andava al Certo. campeggio con gli amici, con la tenda, si andava in montagna, al mare, dipende dai gusti. E quindi si andava un po' anche lontani dalla famiglia, dai genitori, quindi si evadeva un po' la routine, no, familiare, Certo. si sgarrava, come si suol dire Capito. familiarmente, la vita. Per cui, ecco, forse per quello essenzialmente da giovani si preferisce questa stagione. E io credo di sì. Poi chiaramente sì, avendo famiglia, poi figli, eccetera, eccetera, uno magari Certo, cambia perché anche poi atteggiamento. diventa un po' anche una routine, ecco, magari c'è la gioventù, magari ti porta comunque a voler scoprire, no? A voler esplorare il mondo, poi magari quando comunque arrivi a un'età che comunque hai già fatto tanto, no? Hai già visto che dire, magari tanti posti, hai fatto tante esperienze, quindi magari un pochino questa voglia di esplorare un pochino ti passa, ecco, quindi è normale, è quella vita, cioè nel senso penso che sia normale. Grazie, Chiara, che tu sei sempre così precisa negli appunti. Oh, Chiara, per chi non la conoscesse, è una mia carissima amica sui social, è anche Certo. un'artista perché canta Sì. e ha un duo, Sì. con il suo fidanzato, quindi è una persona che fa radio, non soltanto qui a Regional, ma nella sua zona è molto molto ricercata perché basta seguirla Me la sui cavo. social e vedrete che insomma è ospite di numerose radio. E devo dire Grazie. che Chiara non è l'unica che io ho contattato per fare il programma con me Mondo Gatto Estate. Diciamo che ho contattato più che altro delle amiche, delle amiche, ma anche amici della zona qui, dell'Umbria. E per farli partecipare magari in diretta dallo studio e devo dire purtroppo, tra virgolette, che non ci sono state delle risposte positive per chi ho contattato, non so, forse per paura di errori, per paura di non so di che cosa, mentre l'unica che è stata così carina e da partecipare, malgrado la distanza, perché sono convinto che se Chiara fosse stata di queste parti sarebbe volentieri venuta in diretta a fare il Certo. programma qui dallo studio e non al telefono. Per cui grazie Chiara, veramente sei molto carina e Ma molto figurati, ma sempre disponibile poi tu perché sai non è che. da tutti. Certo, ma poi tu sai che io ho il cuore, diciamo, in Umbria perché comunque ci sono Umbro. nata, quindi ci sono legata in qualche modo, quindi Sì, ma sicuramente. sicuramente, ma ripeto, io qui ho molti, molte amicizie di tutte le età. Certo. Avevo provato maggiormente con ragazzi e ragazze giovani, ventenni, proprio per spronarli a fare anche Certo. radio. Purtroppo ho visto che così, molta titubanza, molta Vero. non volontà a provare, perché poi in fin dei conti si tratta di fare un discorso
tra amici. Tra amici, cioè, assolutamente. Non c'è niente di strano, insomma, parlare dell'estate, parlare di musica, parlare di eventi, perché noi faremo soltanto questo, perché il programma non è poi così lungo, anzi mi sto dilungando un po' troppo, perché vorrei oggi ascoltare anche la scaletta felina, certo. Però dicevo... ti devo fare doppiamente i complimenti, anzi tre volte, perché è anche il tuo compleanno, che passerai l'estate, no, ora scherzo, non è che passerai l'estate con me assolutamente al telefono, però insomma sei stata veramente brava, grazie, veramente. Figurati, grazie Chiara, a te. Ecco, quindi dicevo, Chiara, con Chiara parleremo oltre che di estate, parleremo anche di musica, parleremo di arte, perché Chiara abita in una bella città calabrese che è Lamezia Terme, e quindi poi, ascoltato il primo brano della scaletta felina di oggi, parleremo proprio di Lamezia Terme e della Calabria, perché giustamente è un posto, una regione che specialmente in estate merita tante belle cose, insomma, merita veramente di essere citata, ecco, non mi veniva il verbo giusto. Bene, Chiara, allora, adesso ascoltiamo il primo brano musicale, è un brano della trance music. Perché trance music? Ho scelto questo genere perché purtroppo, devo dire, nelle radio non viene molto troppo considerata, e visto che io ho pochissimo anche tempo, cioè 50 minuti a settimana, direi di provare a farla ascoltare agli ascoltatori di Regional Radio. Sicuramente piacerà moltissimo, lo dico in così come preannuncio, ai giovani, ai giovanissimi, un po' meno ai meno giovani, ecco, non diciamo agli anziani, perché altrimenti potrebbe offendersi qualcuno. Però ecco, poi parleremo anche di trance music anche insieme a te. Prego la regia di mandare il primo brano della scaletta di oggi. Molto bene, abbiamo ascoltato il primo brano della scaletta felina, musica trance, come vi ho detto, il brano era di Flynn Denton, Twist of Fate. Chiara, sei in linea naturalmente, no? Sì, ci sono. Conoscevi questo stile? Allora, devo dire che io lo conoscevo come, però non lo ascolto, ecco, devo dire la verità, però lo conoscevo, sì, perché comunque quando ero piccolina ogni tanto c'era mio fratello che comunque fa il DJ, ogni tanto comunque la metteva su qualcosa, sì, quindi diciamo che ho, sì, qualcosina l'ho ascoltata, sì. Diciamo che io sono più per la dance, diciamo, che per la trance. Comunque la dance tradizionale, come esatto, quella in cui sono vissuto io. Infatti la trance è un genere di musica elettronica che è nata da poco, a metà degli anni 90, sì, esattamente, esatto, in Germania. Ed è caratterizzata, te lo dico, da un tempo, non so se hai seguito il brano, che va dai 110 ai 150 bpm. Sì. Sono dei fraseggi melodici ripetuti, come una marcata costruzione di tensione musicale, è culminante poi in uno o due picchi chiamati drops. Hai visto? A un certo punto la musica rallenta, sì, e poi riparte con il ritmo marcato di elettronica. Vero. E comunque, nonostante sia un genere a sé stante, ti devo dire che questo genere incorpora dentro di sé influenze provenienti da altri generi. Non so se ci hai fatto caso, la techno innanzitutto, techno, sì, per via del ritmo, l'house chiaramente, ma anche il pop. Sì. Ci sono dei brani che poi ascolteremo anche nel corso dell'estate, naturalmente andando avanti, anche colonne sonore addirittura di film. Per cui è un trend questo, la trance, che sta andando veramente benissimo. Chiaramente ti parlo a livello di giovanissimi, certo, che vanno dai 15 anni fino al massimo di 30. Però diciamo, è un genere, specialmente qui in questa radio, sconosciuto, e quindi ho voluto portare questa... Ma hai fatto bene, hai fatto bene, perché sì, ma diciamo che c'è un po' l'avvento dell'elettronica, siamo tornati un po' all'elettronica, e quindi questo diciamo che è un po' un'elettronica, diciamo, più accelerata, così si può dire, ecco. Sì, certo. Ma, dicevo, piace essenzialmente ai ragazzi, certo, agli vero, adolescenti, sì, diciamo così.
e perché no, non invogliare questi adolescenti che io reputo il futuro, perché chiaramente io da anziano DJ, devo dire che questi ragazzi, questi adolescenti, bisogna che entrino anche nelle radio, ma non entrino così da ascoltatori, entrino proprio a farle le radio. Ecco, quindi cari giovanotti che siete, o giovanotte che siete all'ascolto in questo momento di Regional Radio, io vi propongo nuovamente di venire qui a trovarmi quando ci sarà il mio programma a Regional Radio. Bene, continuiamo il nostro discorso sull'estate. Chiara, adesso ti faccio una domanda semplice, parlando di Lamezia Terme, la tua città. Chiaramente la Calabria è una delle regioni in cui d'estate chiaramente cambia, no? La vita rispetto all'inverno. Ti prego quindi così di invogliare il nostro pubblico a venire, non so, in vacanza a Lamezia Terme. Cosa succede in estate in Calabria? La Calabria è tutta meravigliosa. Ovviamente abbiamo tantissimi chilometri di costa. Credo che comunque la Calabria sia una delle regioni con più chilometri di costa. Quindi perché comunque siamo praticamente siamo bagnati sia dal Tirreno che dallo Ionio, quindi abbiamo questa grande fortuna di che forse hanno solo le praticamente solo la Sardegna e la Sicilia hanno questa fortuna, ecco. Quindi poi vabbè, parlando di Lamezia, che dire, qua abbiamo anche le terme, purtroppo sono poco valorizzate, devo dire la verità, rispetto magari ad altre magari ad altre comunque terme che anche in Calabria abbiamo, ecco. Poi abbiamo l'aeroporto internazionale, che comunque è uno degli aeroporti comunque più importanti del meridione, quindi certo. Quindi diciamo la Calabria è molto collegabile e collegata, assolutamente, nel senso che a Lamezia c'è anche l'aeroporto, oltre che, non so, avete una stazione ferroviaria, certo, avete tutto praticamente anche sul mare. Volendo anche a nuoto si può raggiungere. Certo, abbiamo poi anche, se parliamo comunque di catene montuose, abbiamo la Sila, abbiamo certo. Davvero tantissimo, tutto l'Appennino, ecco, Calabro. Purtroppo sono dei territori stupendi, meravigliosi, che purtroppo dovrebbero essere valorizzati di più comunque da chi sta al potere, ecco. Comunque ovviamente io invito tutti quanti coloro comunque che vogliono venire in Calabria, comunque perché davvero non se ne pentiranno, cioè abbiamo davvero di tutto, quindi potete passare davvero dei bei giorni, ecco, delle belle giornate. Diciamo che le vacanze poi in fin dei conti sono belle ovunque, però certo. Diciamo che in Calabria io ci sono stato, le ho girate quasi tutte le regioni italiane nella mia lunghissima vita di esperienze, sono stato solo una volta in Calabria in vacanza a Tropea, non so se ti faccio concorrenza come paese, però come no città. Ma assolutamente stupenda Tropea, l'adoro. Stato a Tropea, mi sono trovato abbastanza bene, nel senso dove era ubicato un bel villaggio turistico organizzatissimo, c'erano quelle buonissime cipolle calabresi, ne ho fatto veramente una scorta e quindi mi sono divertito, ma parlo ormai di qualche anno fa. Quindi ecco, vogliamo dire queste cose della Calabria: venite in Calabria, andate in assolutamente Calabria, perché ci sono le cipolle di Tropea, abbiamo l'anduia la tanto acclamata anduia, ecco, che so che comunque al nord è molto molto gettonata l'anduia, quindi ovviamente il peperoncino, cioè sono proprio cose tipiche calabresi, che comunque sono conosciute ormai in tutto il mondo quasi, quindi assolutamente, quindi però magari per attirare la gente chiaramente bisogna inventarsele tutte, perché certo, ogni regione ha la sua caratteristica e ogni regione è bella, no?
specialmente in estate poi nelle regioni, io purtroppo sono nato e vissuto in una regione che il mare non c'è Beh, sempre, sì, è vero. è una credo delle uniche, in Italia forse sono due o tre che non hanno Sì. il mare, però ecco, io ho girato un po' ovunque per quanto riguarda il mare perché piaceva proprio la vacanza marittima e Beh, sì. quindi dalla Liguria, Toscana, Lazio, Campania, le ho fatte tutte praticamente, meno Certo. che la Sicilia che non ho avuto l'occasione di visitare, però ecco, è il mare quello che attira maggiormente il turismo, la Calabria, vero? Essenzialmente è il mare. Sì. Poi Un chiaramente po'. c'è anche la bella gente come Chiara, quindi l'ospitalità, la gioia, no? La gioiosità della gente, ecco quello. Assolutamente, assolutamente. Io credo che comunque questo non manchi a noi assolutamente. Io credo che comunque chiunque sia venuto in Calabria sotto questo punto di vista si sia trovato sempre bene. Purtroppo dovremmo puntare di più sulle nostre proprie risorse, ecco. Ma io credo che comunque io confido comunque nei giovani, come hai detto tu prima, perché comunque sono il nostro futuro. Siamo, vabbè, mi ci metto anche io, dai. Ah, ci Ma mancherebbe, a poi 30 sembra la anni, nostra insomma, cioè, Chiara ma che poi sembra che chissà quanti anni ho. vabbè, insomma, non diciamo l'anno esatto, però a 30 anni uno non può sentirsi, no? Sei giovane, quindi hai una vita davanti, al contrario di altri che la vita l'hanno già vissuta. Sono fiduciosa comunque, dai, perché comunque si sta facendo qualcosina, quindi un pochino stiamo ripartendo, quindi piano piano io credo che qualcosa di bello uscirà, ecco, si vedranno i risultati, ecco, quindi Date spazio alla gente nuova, soprattutto date spazio alla gente nuova, perché la solita gente non combina niente di buono. Allora, parlando dell'estate, io adesso ti aggiungo una strofa, sempre dalla mia poesia dal titolo Estate. Batte forte ogni cuore, si erge in tutti il buon umore, poi però verrà pioggia e gelo e su tutto scenderà il malinconico velo. Di questo parleremo quando la regia ci avrà fatto ascoltare il secondo brano della scaletta felina di oggi, perché così parleremo degli amori durante questa stagione, va bene? Perfetto. Questo è addirittura Sì. tratto da una colonna sonora di un film, quindi non è detto che la musica trance sia quella così scatenata o scatenante, dei Certo. giovanissimi, ma sono anche delle tracce di colonne sonore. Questo era An Angel's Love da Alex Marv con Silvia Cosun, la bellissima voce di Bel Silvia brano. Cosun. È tratto appunto da un film, da un serial, anzi, americano. E benissimo, dopo questa bellissima canzone di trance, Sì. parliamo di amore, anche perché il titolo della canzone, An Angel's Love, significa un amore degli angeli, Sì. ma noi non viviamo in cielo, ancora viviamo in terra, e quindi la stagione estiva è quella che praticamente promette gli amori, o no? Certo, sì. Diciamo che ti fa pensare comunque l'amore, sicuramente la stagione estiva. E magari molti amori magari durano solamente per quella stagione, però molti amori poi durano poi ancora per Era tanto lì che volevo tempo. arrivare, cara Chiara, sì, cioè nel senso che gli amori estivi poi sono quelli certo. che finiscono, nel senso sono delle bellissime avventure che difficilmente però devo dire, almeno per quanto riguarda la mia storia di vita, portano poi a cose diciamo finali, no? Continue. E sono delle belle storie che uno ha in estate, ecco, specialmente parlo ovviamente per quanto riguarda l'età adolescenziale, Adolescenziale, certo. giovanile comunque, ma sinceramente anche qualche avventuretta uno se la fa anche
in età un po' più avanzata, perché no? Certo. Mi viene da ridere perché ripenso a me stesso, cioè, scusa se rido, ma non rido con te, eh? No, certo. Volevo soltanto semplicemente sottolineare questa cosa che riguarda questa strofa, no? Certo. Batte forte ogni cuore, nel senso che quando già uno sta in vacanza il cuore è libero e quindi batte forte perché proprio è gioioso, è felice perché sta in vacanza, no? Assolutamente. E si erge in tutti il buon umore, proprio perché uno sta in ferie, sta in vacanza, però poi concludo dicendo, poi però verrà la pioggia e il gelo, non soltanto come clima, ma anche dentro i nostri cuori. E su tutto scenderà un malinconico velo, cioè ritorneremo tutti alla vita normale. Alla vita normale, beh sì. Purtroppo non ti faccio domande personali, stai tranquilla. Quindi anche al tuo fidanzato, okay. Mi raccomando, niente domande. Però ecco, questi amori estivi, certo, che chiaramente accompagnano, no? Sono qualcosa che rende gli umani, non i gatti, Beh, sì. Un pochettino più romantici, più felici, che ne so, più gagliardi, anche vero, rispetto a tutte le tergiversie che magari si stanno vivendo, no? Si dimentica per questa stagione, uno si dimentica quasi di tutti i problemi che ha, proprio per poter vivere col cuore aperto, no? È giusto così, certo, ma io credo che sia giusto comunque. E fare delle conoscenze, avere comunque delle relazioni, no? Poi l'importanza ovviamente sempre, poi comunque nel rispetto di tutti, questo senz'altro, però io credo che non ci sia nulla di male, ecco. Poi sì, sicuramente anche magari questo sentirsi un po' liberi, ecco, dai problemi quotidiani, ecco. Che ci porta anche, no, ad avere comunque il cervello più libero, ecco, e potersi comunque... Sì, ma... Sì, finisci? Sì. Il tuo discorso, no, volevo interromperti nel, certo, senso, ma perché uno deve aspettare l'estate per vivere felice? Quello non, io volevo, non l'ho mai capito. Ecco, volevo arrivare proprio lì, ecco, perché... dovrebbe essere comunque a prescindere dalla stagione, ecco, che sia estiva oppure invernale, ecco, dovrebbe essere qualcosa di... Però magari poi uno, quando è preso dalla vita, ecco, dalla routine quotidiana, un pochino, non so, non si ha neanche tutta questa magari pazienza per stare lì, magari d'estate, avendo anche più tempo libero, più come dicevamo prima, no? Si è più portati, hai magari ragione, ecco. Con questo discorso che fai hai perfettamente ragione, ecco. Però non vedo la difficoltà, magari, certo, quando uno vive in coppia forse la routine eccetera eccetera, sì. Però se uno è libero anche durante l'anno, non vedo tutta questa problematica di cuore chiuso o di mancata felicità rispetto alla stagione estiva. Secondo me potrebbe benissimo, no, vivere anche in inverno gioioso e felice. Certo, assolutamente, assolutamente. Le vacanze purtroppo non è che si possono fare tutto l'anno, pochi sono sarebbe che bello possono permettere, però ecco, sarebbe... va bene, via. Comunque tu dicevi che bene o male queste cose di cuore estive, io sono credo che siano invernali. Sì, io credo che comunque siano molto più deboli, comunque, perché comunque però ci sono, devo dire che ci sono state delle storie comunque che sono nate comunque in estate e poi comunque sono nati, sono poi rimaste. Certo, sono rimaste comunque, sì, e sono durate anche per magari in eterno, cioè nel senso ci sono state, però diciamo, purtroppo diciamo che qualcuno è rimasto per forza, nel senso che a un certo punto è cresciuto il pancione, ecco, sì, a qualcuno anche e sì, quindi sono rimaste per forza, sì, anche sì, c'è anche questo, assolutamente. Va bene, dai, scherziamo, ma sono cose che effettivamente reali, cioè, certo, è la vita. In estate
In estate la mente è più libera, sì, diciamo, sì, sì, è più libera e quindi più predisposta, non dico ai tradimenti, perché poi in fin dei conti anche una coppia che va in vacanza si diverte a modo suo, nel senso dentro la propria intimità, non c'è bisogno di tradimenti, eccetera. Certo. E però diciamo, secondo me, chi è libero sentimentalmente in estate si diverte molto di più. Certo, però l'importante, come dicevo prima, io è questo poi un po', comunque essere comunque, cioè avere comunque sempre rispetto dell'altro, ecco, perché comunque, come hai detto tu, chi è libero, ok, può fare quello che vuole, però ovviamente chi è in una coppia, che comunque è legato o comunque cioè comunque dovrebbe essere legato a un'altra persona, dovrebbe essere comunque leale, ecco, sincero con l'altra persona. Va bene, ma queste cose si dicono ma non si fanno, cioè noi certo. Stiamo parlando di cose. No, perché purtroppo poi noi magari stiamo scherzando, però poi c'è chi poi agisce, ecco. È certo che agisce. Ora siamo ancora agli inizi, ma tu vedrai che durante, che ne so, il Ferragosto, ecco, capito, qualche scappatella ci sta, ecco. Capito, cioè. Quindi... Allora, la tua invece di estate come si prospetta a livello proprio di vacanze, non a livello artistico, poi parleremo anche di quello dopo. Allora, a livello di vacanze, allora, diciamo che spero che poi, ogni anno è così, però poi non sempre poi si concretizza la cosa, spero di poter andare a mare il più possibile, perché poi uno si certo. se lo augura, però poi, ecco, però poi tra impegni vari, poi magari va a finire che rimandiamo a domani, poi domani non si può, quindi poi finisce l'estate. Comunque, sì, Umbria dimenticata ormai. Io mi auguro di poter stare almeno qualche giorno in Umbria, perché ho un nipotino praticamente che ha fatto un anno la scorsa settimana praticamente, quindi vorrei portarlo, ecco, lì nella mia Umbria, ecco, nella mia città Assisi, quindi mi farebbe davvero piacere, questo sarebbe davvero il mio sogno, anche perché io ci manco da 4 anni circa, però mi farebbe davvero piacere che lui portare lui, ecco. E poi speriamo. Sì, speriamo bene. Comunque resto sempre nella mia Calabria, perché poi la Calabria, spero di poter girare anche molti posti comunque in Calabria, perché comunque sono tanti i posti che ancora non ho visitato, che vorrei certo, visitare, quindi anche qui in Umbria noi umbri non è che abbiamo visitato poi tutto. Beh sì, immagino. Però va bene, dai, l'importante è esserci. Certo. Come verbo esserci. Certo. Allora, prima di passare alla prossima versione dei fatti, direi di andarci ad ascoltare un altro brano di trance. Certo. Come hai potuto ascoltare prima, ho fatto ascoltare, dicevo, un brano trance tratto da una colonna sonora di un film. Ora ritorniamo alla trance tradizionale, cioè quella con i battiti del tempo dai 110 ai 150 bpm, con i fraseggi melodici ripetuti, da una marcata costruzione della tensione che riguarda questa volta la religione. Sentiamo un attimino. Bene, abbiamo ascoltato anche questo terzo brano, e ultimo devo dire, perché il tempo vola qua, Andy Moore Resurrection, original mix. Anche questo proviene da una colonna sonora, ora troppo lungo raccontarvi il film, comunque parla di un bambino che muore, ma la sua anima resta sulla terra, e quindi poi c'è una specie di resurrezione, appunto, da Andy Moore Resurrection. Ok, Chiara, eccoci. Chiara, ci sei? Sì. Te ne sei andata? No, perché no. Con questi brani è difficile che se ne va o si addormenta. Cioè, no, assolutamente, infatti ero un ascolto. Però dalla regia mi fanno dei cenni che dobbiamo salutare, naturalmente non è che salutiamo per sempre, salutiamo certo. Per questa prima puntata del Mondo Gatto Estate.
Se n'è andato così, questi 50 minuti volati circa, insomma, sì, veramente abbiamo parlato del più e del meno, abbiamo ascoltato la nostra musica trance con cui ci rivedremo anche la prossima settimana e ci risentiremo naturalmente anche con te. Scusami se dobbiamo proprio tergiversare non troppo e salutare, quindi cara Chiara, io naturalmente ti ringrazio, come tutti gli ascoltatori di Regional Radio ti aspetto per la prossima settimana. Certo, ma con piacere, per me lo sai è un grande piacere, speriamo di essere stati comunque, di essere piaciuti ai nostri telespettatori, ecco, radioascoltatori. Sì, e poi diciamo che seguiteci sulle nostre pagine Facebook, Costantino Di Matteo il Gatto e Chiara Palaia, no? Se non sì, sbaglio, voi. Assolutamente. E troverete sia lo spot del programma che naturalmente tutto di noi e delle prossime anche nostre puntate. Assolutamente. Grazie, grazie mille. Niente, salutiamo dunque gli ascoltatori, speriamo di avervi tenuto una buona compagnia. Abbiamo parlato dell'estate, ma naturalmente anche nella prossima di puntata continueremo a parlare di estate e anche di altre cose che magari succederanno durante certo. l'estate. Per cui, bene, come inizio non c'è male, il ritmo c'è, spero che i giovani si siano divertiti ad ascoltarci e con questo augurio, questo auspicio, il gatto se ne va. Miau a tutti da Costantino, alias il gatto. Ciao.